libera il potere del pensiero positivo. Ti sei mai sentito intrappolato in un ciclo di pensieri negativi? È come se fossi bloccato in una stanza buia, senza riuscire a trovare l'interruttore della luce. Immagina se esistesse una guida, una mappa stradale per aprire la porta al pensiero positivo, illuminando il percorso. Questo video sarà la tua guida, la tua roadmap, il tuo interruttore della luce. Ti accompagneremo in un viaggio alla scoperta di te stesso e alla trasformazione. Partendo dalla comprensione della natura dei pensieri, ci immergeremo in profondità nella psiche umana. I pensieri sono potenti e possono modellare la nostra realtà. I pensieri negativi, come le erbacce, possono germogliare e soffocare il nostro giardino mentale. Tuttavia, la mente è un terreno fertile e può essere coltivata. Seminando i semi della positività, possiamo creare un paesaggio mentale rigoglioso e vibrante. È facile? No. Ne vale la pena? Assolutamente sì! Il primo passo verso questa trasformazione è la consapevolezza. Dobbiamo riconoscere questi pensieri negativi non appena emergono. La riflessione non giudicante è un aspetto cruciale di questo passaggio. Si tratta di osservare i tuoi pensieri, non di criticarli. Il secondo passo è sfidare i pensieri negativi. Metti in discussione la loro validità, la loro fonte, il loro scopo. Questo pensiero mi sta servendo, mi sta aiutando a crescere. In caso contrario, è ora di lasciarlo andare. Il terzo passo è la sostituzione. Sostituisci il pensiero negativo con uno positivo. Non si tratta di ignorare la realtà, ma di cambiare la tua prospettiva. Consideralo come cambiare un paio di occhiali. Il quarto passo è circondarsi di positività. Il tuo ambiente riflette il tuo stato mentale. Cerca influenze positive. Possono essere persone, libri, film o persino musica. Infine, il quinto passo è la ripetizione. La coerenza è la chiave per qualsiasi formazione di abitudini. Integra questi passaggi nella tua routine quotidiana. Più ti eserciti, più diventa naturale. Ricorda, il pensiero positivo non riguarda l'ottimismo irrealistico. Si tratta di speranza, resilienza, coraggio e fiducia in se stessi. Si tratta di sfidare lo status quo e oltrepassare i propri limiti. Si tratta di dipingere l'immagine di un futuro migliore e di avere la fede necessaria per trasformarlo in realtà. Questo viaggio di trasformazione è una maratona, non uno sprint. Ci saranno ostacoli, ci saranno battute d'arresto. Tuttavia, ad ogni caduta, ricorda a te stesso di rialzarti. Ad ogni fallimento, ricorda a te stesso il potenziale di crescita. Ogni nuvola ha un lato positivo, ogni problema, una soluzione. Sei il maestro dei tuoi pensieri, l'artista della tua vita. Scatena il potere del pensiero positivo oggi. Cambia i tuoi pensieri, cambia la tua vita. Grazie per esserti unito a noi in questo viaggio di trasformazione. Continuiamo a coltivare le nostre menti, coltivare la positività e fiorire insieme. Se condividi il nostro percorso, allora iscriviti al nostro canale. Rimani positivo, resta motivato e resta sintonizzato per contenuti più stimolanti. Fino alla prossima volta, continua a far brillare la tua luce. Arrivederci e ricorda, la tua mente è un giardino. Scegli di coltivare fiori, non erbacce.